Siamo al termine del Tennis Tour Elova Abruzzo con la finale fra due giocatori francesi della regione Abruzzo, ITF World Tennis Tour 2021, Aterno Gas & Power Cup. È stato un periodo lunghissimo, iniziato nella scorsa primavera con la programmazione e con il 13 maggio con la prima palla giocata al Circolo Tennis L'Aquila. Oggi siamo qui a Pescara al Circolo Tennis Prati 37 per la conclusione del Tour Elova Abruzzo con l'ultima tappa in programma a Pescara. Un ringraziamento particolare alla Regione Abruzzo, nella persona in particolare dell'assessore Guido Liris, che ha sostenuto fin dall'inizio questa manifestazione sportiva unica in Italia, ma non solo, unica in Europa, forse unica al mondo, e al title sponsor Aterno Gas & Power, l'amministratore Mauro Scopano. Abbiamo avuto tantissimi giocatori da tutte le parti del mondo, 9 tornei nazionali e 4 tornei internazionali. L'obiettivo e per il 2022, sempre con il supporto della regione che ha fatto con lungimiranza manifestazione e un sostegno a questa manifestazione di notevole spessore, e che altre regioni guardano a questa formula, e quindi l'obiettivo è quello anche per il 2022 di poter mantenere questi eventi nella programmazione sportiva della nostra regione. Benissimo.